ho avuto un incontro con i dirigenti della Regione Calabria non più tardi di una settimana fa e mi dicono: ma sindaco, non rientriamo con i costi perché sono necessari altri 40 milioni di euro che la Regione non ha. A fronte di questo dato ce n'è un ulteriore elemento che è un elemento che per me diventa determinante e che attiene a due principi, che sono uno la sostenibilità e uno la fattibilità delle opere. Cosa significa? La ditta che si è aggiudicata l'appalto e che deve realizzare l'opera ha presentato un concordato preventivo, vale a dire non è in buona salute finanziaria. Voi fareste aprire i cantieri e sventrare la città e poi dire ma forse fallisce, forse non fallisce, forse non ha le risorse per andare avanti e lasciamo le cose così? Qui io vi chiedo, e questo l'idea qual è? Fare un tavolo tecnico immediatamente con Regione e i due comuni e decidere cosa vogliamo fare. Possiamo chiedere alla Commissione europea di dire non revocare il finanziamento, perché non puoi addossare la responsabilità agli enti che hanno svolto tutto l'iter amministrativo. Però oggi chi deve realizzare presenta profili di incertezza, ve la dico in modo molto, voglio dire, morbido. E io non me la sento di far aprire i cantieri sull'ente se non ho la certezza che l'opera inizia e finisce a un certo punto. A tutto questo aggiungo, c'è un ulteriore elemento di perplessità che riguarda la cosiddetta, vi parlo di cose che non le conosco nemmeno io, quindi la rendicontazione delle opere nel 2023 e la consegna dell'opera nel 2023. Mi dicono dalla Regione Calabria, ma mi dice l'ingegnere Azzato, che è il nostro più importante esperto in questa materia, impossibile, impossibile realizzarla e impossibile rendicontare. Allora siamo in presenza di un'opera che forse può essere ridiscussa, che forse può essere rimodulata, e qui ha ragione il sindaco di Cosenza quando vi dice abbiamo bisogno di servizi. Noi nel nostro territorio e nella nostra regione dobbiamo pretendere i servizi del trasporto, li dobbiamo avere, e quando avremo finanziamenti di questa natura dobbiamo rimodularli in modo tale che abbiamo nel nostro territorio servizi importanti. Cosa significa? L'università, certo l'università, ma secondo voi è pensabile che l'area industriale e commerciale più importante della Calabria non abbia uno, dico un servizio? Perché non si ferma nessuno, ci sono 10.000 lavoratori lì. Siamo forse gli unici in Italia a non avere un servizio su questo dato. Ecco perché diventa importante e diventa fondamentale fare una riflessione sui trasporti nel nostro territorio, sui trasporti nella nostra regione, il collegamento tra l'Università della Calabria e l'aeroporto, il collegamento tra Rende, Cosenza e l'aeroporto. È o non è un dato? Eppure c'è l'Università della Calabria che ha detto che sull'esistente si può fare questo con 45 minuti, la cosiddetta navetta che c'è a Roma, che c'è a Milano o altro. Quindi si tratta solo di rilanciare questo dato, di prenderlo per buono e di dire assolutamente abbiamo bisogno di trasporto. Quindi non si tratta di dire metro sì, metro no. Si tratta, no, noi vogliamo tutto, ma dobbiamo anche avere la certezza che questa opera si realizza realmente e non mi rimane un cantiere aperto. E non mi rimane un cantiere aperto. Questo è il dato. Perché hai voglia a dire ma domani rifacciamo la gara e altro? Vi ho dato i dati, vi ho dato dati allarmanti, ma quale gara se sono passati 10 anni dal momento della gara ad oggi?
E ancora non c'era piano di fattibilità, quindi esecutivo. E quindi di che cosa stiamo parlando? Ecco perché vi dico, è una battaglia di civiltà ed è una riflessione collettiva. Non deve essere un fatto dell'amministrazione di Rende e basta. Da domani io inviterò il presidente della regione, il sindaco di Cosenza, il presidente della provincia ad un tavolo tecnico e amministrativo e politico per decidere cosa si vuole fare. Di sicuro, se non ho certezze, se non abbiamo certezze sull'inizio e sulla fine dei lavori, credo che tutti assieme siamo interessati a dire che i cantieri sul Rende è difficile che si possano aprire. Forse ho risposto, non so se ho risposto a tutto, ma questo è il dato. Ma ovviamente...